Summer School ha proprio la finalità di trascorrere una settimana facendo attività di service learning. Service learning, appunto, apprendimento e servizio, servizio e apprendimento. E questo è proprio il focus, cioè servire, mettersi al servizio, però apprendendo. Per questo partecipano studentesse del corso di laurea in scienza della formazione primaria del primo anno. Ne abbiamo potute selezionare soltanto 30, avevamo avuto l'adesione e la richiesta di ben 160 studentesse. È stata organizzata in collaborazione con il territorio di Trapani, in particolare anche con la diocesi di Trapani. Molte attività si stanno svolgendo proprio al polo universitario. Qual è l'obiettivo che vi proponete? Integrare il territorio con la formazione universitaria? Quello che si cerca di fare è che la loro formazione teorica universitaria, ecco, possa poi essere messa a servizio del territorio. Speriamo che tra l'altro da questa attività di una settimana si possa avere poi una continuità durante l'anno proprio di collaborazione per attività sociali di questo genere.